Nel video di oggi andiamo a vedere lo tsunami di Pikachu che si è abbattuto su di noi direttamente dal Giappone. Andiamo! Ciao a tutti ragazzi, io sono Davide e vi do il benvenuto al canale. Nel video di oggi dobbiamo vedere una carrellata di Pikachu che sono stati annunciati direttamente in Giappone per quanto riguarda il set del 25esimo anniversario, che in Giappone si chiama 25th Anniversary Collection. Perciò lo facciamo insieme oggi, sono veramente bellissimi. Come mi insegnate, i Pikachu non sono mai troppi. Ma prima di cominciare ragazzi, io già vi chiedo di mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale, seguirmi anche su Instagram e possiamo direttamente tuffarci nell'argomento del giorno. Siamo infatti sul sito degli amici di Poké Beach. Quello che vediamo è una delle star, o comunque fra i Pikachu più chiacchierati di questo momento, fra quelli che sono stati annunciati, anche se secondo me non sarà fra i più rari, anzi sarà una carta estremamente comune, ma andiamo con ordine. Allora, partirei direttamente con questi Pikachu che fanno parte Pikachu tra virgolette reprint che andremo a vedere. Infatti sono delle rivisitazioni in chiave moderna di Pikachu che già avevamo imparato a conoscere e ad amare. Il primo, ragazzi, l'avrete sicuramente riconosciuto, è il Pikachu del base set, quello famosissimo illustrato dal grandissimo Mitsuhiro Arita. Ebbene, sempre lo stesso Mitsuhiro Arita che si è preso l'onere e l'onore di illustrare questa nuova carta che andremo a vedere appunto nel set del 25esimo anniversario, sia nella lingua giapponese e presumibilmente, ma anzi certamente, anche nella lingua inglese e italiana. È praticamente lo stesso identico Pikachu. Io nel montaggio di questo video ve lo metterò anche magari in basso da qualche parte per metterli a confronto nello stesso momento. Ragazzi, è esattamente lo stesso Pikachu in versione full art. Si vede anche un Parasect sullo sfondo, si vede anche un Caterpie sopra l'albero. Ragazzi, è un qualcosa di fenomenale questa carta, veramente bellissima. C'è poco da dire. La mia idea è che questa carta non sarà affatto rara, ma sarà appunto una delle comuni del set, anche perché vediamo che diciamo in basso è una su 28. Vi ricordo che in Giappone il set regolare è di 28 carte, ancora non sappiamo le fuoriserie eventuali, e poi ci sono anche un'altra serie di pacchetti speciali che verranno distribuiti ogni 4 pacchetti regolari del set del 25esimo anniversario. Ragazzi, sarò molto onesto con voi, cercare di unire i puntini e creare un disegno che abbia un senso per quanto riguarda il set giapponese e il set inglese barra italiano è veramente complicato. Questa volta non è come al solito un set composto del tipo: ok, il nostro set delle lingue occidentali sarà composto da questo set giapponese più questo set giapponese. In questo caso è veramente molto più complicata, articolata, complessa la cosa. Si va molto a mischiare, ci sono degli strani metodi per quanto riguarda il release, soprattutto dei pacchetti speciali, il che rende il tutto più complicato da andare a fare e andare a connettere, anche perché il set inglese è di base più grande di quello giapponese. Non sappiamo in ogni caso appunto le fuoriserie, scopriremo più in là esattamente come andrà a evolversi la situazione e farci un'idea più chiara del come Pokémon Company, fra Pokémon Company giapponese e Pokémon Company International, si è studiato questo set del 25esimo anniversario e riadattato per le varie lingue. Comunque, questo Pikachu full art del set del 25th Anniversary Collection giapponese immagino sia una carta parecchio comune, fra le più comuni che usciranno dal pacchetto. E ben venga ragazzi, perché se non lo fosse stato sarebbe una carta che sarebbe andata veramente a dei prezzi incredibili. Non escludo che nei primi periodi, magari nei primi giorni, andrà in ogni caso. Comunque è una carta veramente bellissima. E passerei direttamente alla prossima carta. Il prossimo reprint è quella di Surfing Pikachu, che abbiamo già visto in svariate occasioni. Era una delle primissime Black Star promo, come vediamo direttamente qua. È stata anche ristampata come Secret Rare, penso, quindi come fuoriserie per quanto riguarda evoluzioni. Il set evoluzioni, uno dei più amati ultimamente. E anche questa qua avrà la sua rivisitazione con Surfing Pikachu V. Ragazzi, anche questa molto carina.
ma vi anticipo subito che il, diciamo, la vera star per quanto riguarda il Surfing Pikachu sarà il Surfing Pikachu VMAX. Infatti avrà sia la versione V, che è questa qui, sia la versione VMAX. Come vediamo, questa versione V di questo Surfing Pikachu è sempre del set regolare giapponese, vediamo in basso infatti che è 21 su 28, e vediamo anche la dicitura RR, che appunto è una carta ultra rara come tutte le V. Per questo dicevo che il Pikachu Full Art che abbiamo visto in precedenza è probabilmente una carta comune, mentre questa qua sarà magari un po' più difficile da trovare, sempre rimanendo il fatto che, ragazzi, un set di 28 carte, alla fine ci saranno un sacco doppioni, usciranno abbastanza facilmente, immagino, tutte quante, anche le ultra rare. Vediamo poi i pull rate come saranno, ma spero di non trovare tipo 5 carte uguali su 5 in questi pacchetti. Vediamo a sto punto direttamente anche il Surfing Pikachu VMAX, così diamo un ordine alla questione. Ragazzi, questo qua è bellissimo, questo qua è bellissimo, questo Pikachu gigantesco che surfa su una tavolina piccola e cerca di stare in equilibrio con le braccia, veramente veramente bellissimo. Chissà se quella barca, se quella imbarcazione sarà la Sant'An, chi lo sa. Comunque, beh, ragazzi, bellissima, bellissima questa carta, mi piace un sacco, molto simpatica, molto simpatica. Finalmente, ragazzi, rivediamo dei Pikachu belli ciccioni. Mi piace un sacco anche questa qui, e vediamo che RRR la dicitura in basso, il che mi fa pensare che sarà ancora più raro del Surfing Pikachu V. Perciò, in ordine di rarità, da quello che siamo abituati fino adesso, metterei che il primo Pikachu che abbiamo visto è il più comune, il Pikachu V, o meglio il Surfing Pikachu V è una via di mezzo, e questa qui è una delle carte più rare che possiamo trovare da questo mini set da 28 carte. Quindi, ragazzi, sì, confermo, carta molto bella. Tra l'altro, un'altra particolarità è che l'attacco è di tipo acqua, perché chiaramente è un Surfing Pikachu, non è un Pikachu. E quindi direi direttamente di andare alla prossima reprint, o a meglio alla prossima rivisitazione che vediamo, che è il Flying Pikachu. Anche lui, come il Surfing Pikachu, è stata una delle primissime Black Star promo dell'era Wizard of the Coast. Anche lei è stata ristampata nel set Evolutions come fuoriserie. Anche lei è stata sempre molto, molto apprezzata, e anche lei ha una carta B. Perciò abbiamo la rivisitazione in chiave moderna del Flying Pikachu come Flying Pikachu B. Anche lei, come per la carta che abbiamo visto in precedenza, ha sempre lo stesso tipo di rarità. Anche lei è molto carina, e anche lei, come carta di punta, direi che ha la sua versione VMAX. Infatti la vediamo direttamente in basso, anche qua proviamo ad andare con ordine, non so perché se la sono studiata in questa maniera, a questo giro, visto che sono sempre molto ordinati. Eccola qua. Ragazzi, anche questa qui è una carta fantastica, di fatto. Questo Pikachu è una mongolfiera, è veramente un qualcosa di bellissimo, super ciccione, proprio pieno di, non so, immagino aria per volare così, anche se ha veramente tanti, tanti palloncini. Tra l'altro, ragazzi, nei palloncini io ricordo che l'elio, credo sia uno degli elementi che sta finendo nella Terra, ce ne rimane veramente molto poco, perciò utilizzarlo per far volare un Pikachu ad altezza aeroplano, quindi immagino intorno ai 9-10.000 metri d'altezza, non so quanto sia dell'elio usato in maniera responsabile. Detto questo, ragazzi, questa carta è bellissima, perciò non sarà responsabile, ma io approvo, facciamo volare più Pikachu possibili, usiamo l'elio. Non penso che abbiamo un modo migliore di usare l'elio che rimane sulla faccia della Terra. Una carta così bella giustifica il consumo di elio senz'altro. E quindi, ragazzi, io passerei alla prossima carta senza dilungarmi, perché veramente sono tantissime. Ok, nei pacchetti speciali del 25esimo anniversario, che possiamo vedere direttamente qua, li ho nominati anche in precedenza, sono quelli che verranno distribuiti una volta che si comprano almeno 4 pacchetti del set regolare. Ogni 4 pacchetti del set regolare viene distribuito uno di questi pacchetti con una carta del set promozionale composto da 25 carte. Ragazzi, questi pacchetti secondo me saranno veramente un qualcosa di tragico da ottenere. Non immagino veramente quanto ammonterà il prezzo. Spero di sbagliarmi, e mi sono sbagliato tante volte, quindi non sarebbe una novità.
E da questo qua, per ora avevamo visto soltanto una carta, che era il reprint del Venusaur set base, che non ho aperto, eccolo qua, l'avevamo già visto. Questo qua è praticamente il reprint 1-1 del Venusaur set base, molto più olografico, molto più dorato, sempre con il logo e lo stamp del 25esimo anniversario. Abbiamo visto anche nelle carte precedenti, anche se erano del set normale, che ci stava lo stamp del 25esimo anniversario. Ebbene, è stata annunciata la seconda carta che fa parte di questo mini set da 25 carte speciali e promozionali, ed è il Birthday Pikachu, ragazzi. Anche questa qui è una carta eccezionale. Questa qui è la versione originale della carta, disegnata dal buon Himeno. Bene, questa qui anche aveva avuto una rivisitazione qualche tempo fa, e per qualche tempo fa intendo svariati anni fa, ma era veramente un artwork abbastanza diverso. Se lo trovo ve lo farò vedere qua a fianco. Invece questa rivisitazione per il 25esimo anniversario è proprio quasi la riproduzione 1-1 della carta, esattamente uguale, se non fosse appunto, come per il Venusaur, il pattern olografico molto più accentuato, molto più dorato, e il logo del 25esimo anniversario. Ragazzi, questa carta è bellissima. In questo mini set già sappiamo che ci saranno altre carte iconiche, come per esempio il Charizard del set base, e quando arriverà sarà veramente un disastro dal punto di vista dell'hype. Ma questa qui è un'altra carta bellissima. Chiaramente, ragazzi, questa carta è stata concepita come, scrivete in alto a sinistra, prima del Pikachu, il vostro nome. Quindi sarebbe il vostro Pikachu, il Pikachu del vostro compleanno. Io personalmente vi sconsiglio di scrivere sulla carta, perché il valore va completamente a farsi benedire. Ma tutto sommato, ragazzi, le carte dei Pokémon sono fatte per divertirsi. Se un vostro cuginetto, un bambino vuole scrivere il suo nome sulla carta, fatelo, divertitevi. Non è così un problema, anche perché, ragazzi, dobbiamo essere molto onesti. Io non so, alla fine, questo set del 25esimo anniversario, con tutto l'hype che c'è, quanto riuscirà a ritenere il suo prezzo. Sicuramente negli anni si apprezzerà, come tutti i set Pokémon, come tutte le carte Pokémon. Ma diciamo che secondo me soltanto, non so se tutte le carte riusciranno a mantenere un prezzo elevato, perché non è sostenibile, ragazzi. Alla fine è un set moderno, i set moderni non sono fatti proprio per design, per mantenere dei prezzi elevati. In questo momento però c'è scalping un po' ovunque, quindi chi lo sa. Questa era la carta appunto dei pacchetti speciali del 25esimo anniversario, però abbiamo altre carte che sono state rivelate. Infatti, ragazzi, la Golden Box, che è probabilmente il prodotto più esclusivo che verrà rilasciato dal Pokémon Center giapponese, veramente sarà un disastro da accaparrare, secondo me. Io già mi aspetto prezzi veramente che si avvicineranno ai 500 euro, se non di più, ragazzi, perché ricordiamoci che abbiamo visto a 500 euro addirittura la Eevee Special Set. Quindi questo qui, occhio e croce, che è già più costoso di base. Chissà dove potrebbe arrivare. Tra l'altro ha una... già sapevamo che ci stava una Golden Pokéball e un Golden Pikachu V. Oggi sono stati rivelati più carte promozionali direttamente all'interno di questa Golden Box, e sono questo reprint di un Pikachu V che abbiamo già visto da qualche parte, non vi so dire dove, ma non mi fa proprio impazzire, non è proprio il più bello del reame. Comunque sono tutti reprint di carte di set, anche questo Pikachu V Max si era visto nel set, immagino Amazing Voltackle. In Giappone, mentre era nel nostro, diciamo, Vivid Voltage. E poi un altro reprint di un altro Pikachu. Tutte carte comunque carine, perché hanno lo stamp del 25esimo anniversario. Niente da strapparsi i capelli. Diciamo, le carte che sono le migliori sono proprio le gold card di questo Pikachu V e della Pokéball Gold. Però sì, abbiamo altri Pikachu a destra e a sinistra che spuntano ovunque. E a proposito di Pikachu a destra e a sinistra che spuntano ovunque, bisogna per forza nominare il Pikachu V-Union, ragazzi, che farà parte del set regolare. Infatti è scritto un po' piccolino qui agli angoli, però queste carte sono la numero 25, 26, 27 e 28 del set regolare, che appunto è di 28 carte. Sono le ultime 4 carte del set regolare giapponese per quanto riguarda il 25esimo anniversario. Questa carta, ragazzi, è, a mio avviso, come artwork, fantastica. Io la adoro. Sono 25 Pikachu, appunto per ricordare il 25esimo anniversario, disegnati da 25 illustratori diversi. È bellissima.
Unico punto a suo sfavore, e che punto a suo sfavore purtroppo ragazzi, è che è una carta B-Union. Io già non ho nascosto neanche in precedenza il mio non amore per queste carte puzzle da combinare. Se fosse stata una carta unica ci sarei andato completamente fuori di testa, ne avrei veramente cercato di collezionare un binder intero. Così ragazzi, questa carta spezzettata che bisogna unirla, come fai a farla gradare, a metterla in un album? Devi farti l'album da quattro carte per pagina, insomma non è una cosa pratica, non è una cosa che apprezzo più di tanto. Questo artwork è fantastico, questo artwork è fuori dal mondo, ma proprio come concept di questo artwork, 25 illustratori diversi, con 25 Pikachu diversi, di tante ere diverse, fantastica. Purtroppo ce la siamo ritrovata su una B-Union. Capisco che la carta B-Union ti dà, diciamo, più spazio per andare a portare queste idee. Magari su una carta singola 25 Pikachu non sarebbero entrati, sarebbero stati troppo piccoli, non si sarebbero visti in maniera soddisfacente. Detto questo, artwork fantastico. Purtroppo la B-Union non è proprio la mia cup of tea, come dicono quelli studiati. Però, ragazzi, era giusto riportarlo e sono sicuro che molte persone andranno veramente... Farà veramente piacere questa carta. Anch'io ne vorrò sicuramente avere una, se non due copie. Se fosse stata una carta diversa e regolare, ne avrei volute molte di più. Il Surfing Pikachu VMAX l'abbiamo già visto in precedenza, come anche il Flying Pikachu VMAX. Anche quello Gold l'abbiamo già visto. Però c'è un altro Pikachu che dobbiamo andare a vedere, mi pare, qua sopra. Esatto, è il Pikachu V. Ok ragazzi, questo qui fa parte sempre del set regolare del 25esimo anniversario giapponese. Vediamo che è la carta numero 20 su 28. E questo qua fondamentalmente è la versione normale del Golden Pikachu della Golden Box. Perché, come abbiamo già detto in precedenza, la Golden Box sarà molto difficile da ottenere. E visto che quel Pikachu era veramente un nuovo Pikachu, pure come stats, come attacco, andava ristampato in un set un po' più facilmente ottenibile dal grande pubblico invece della Golden Box. E questo qui alla fine è l'art tra virgolette normale e non dorata del Pikachu Gold della Golden Box. Un'altra cosa che andrei ad aggiungere, questa è praticamente l'ultima, è che tre di questi Pikachu che abbiamo visto, più un altro extra che andiamo a vedere, sono stati già annunciati nel nostro set Gran Festa, o in inglese Celebrations. Andiamo a vedere infatti i prodotti che prima erano senza senza carte mostrate direttamente, adesso invece hanno un volto. Vediamo infatti che nella collezione Premium Figure Collection di Pikachu VMAX vediamo proprio il Pikachu V che abbiamo appena visto, che è appunto la versione non gold del Pikachu della Golden Box. E mentre il Pikachu VMAX, questo qui è il Pikachu che noi ancora non avevamo avuto, ed era una promo in Giappone, era uscita credo in Giappone ma anche in Indonesia, ed è un Pikachu gigante, Pikachu VMAX, che vuole fondamentalmente un abbraccio. Lo vediamo qua un po' meglio. Molti negli ambiti inglesi lo chiamano Pikachu Wants a Hug, ovvero Pikachu vuole un abbraccio. Molto molto carino, con lo stamp del 25esimo anniversario. Quindi diciamo che questo prodotto della Premium Figure Collection ha ancora più rilevanza per quanto mi riguarda. Mi piacciono entrambe le carte, poi con questo stamp inglese che non è per niente male, con questo proprio Pikachu con i numeri 2 e 5 scritti sulle guance. E come ultima carta di Pikachu, che abbiamo già visto anche in precedenza, che ritroviamo nei prodotti inglesi direttamente, non nel set ma come carte promozionali, abbiamo chiaramente nella Pikachu V-Union Special Collection il Pikachu V-Union che abbiamo visto anche prima, con il fatto positivo che c'è anche la versione, oltre ai quattro pezzi chiaramente del Pikachu V-Union con size regolare, abbiamo anche la versione Jumbo del Pikachu V-Union. Quindi anche se pure in questo caso non sono un grandissimo estimatore delle Jumbo card e delle oversize card, comunque averla tutta su una carta e non spezzettata in quattro carte e comporla come un puzzle è senz'altro una cosa che ritengo positiva, potrebbe essere interessante, sarà un'altra carta che sicuramente vorrò in collezione. Poi sono state già diciamo annunciate altre carte, Dragapult Prime l'avevamo già visto e anche Zacian Level X l'avevamo già visto in un video precedente. Abbiamo più informazioni, o meglio vediamo un po' meglio gli artwork del Dark Sylveon V e del Lance Charizard, quindi il Charizard V di Lance.
molto, molto carine. Non si vede tantissimo, diciamo, l'artwork della carta da come sono stati annunciati questi prodotti, ma era giusto nominarli. Li andremo comunque a approfondire più avanti, quando avremo anche più informazioni per quanto riguarda proprio Celebration, o Gran Festa, il nostro set nelle nostre lingue occidentali del 25esimo anniversario. Ragazzi, questo qui è fondamentalmente tutto. Sì, confermo, non mi sono dimenticato nulla. Io, se siete rimasti fino a qua, vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi rinvito a mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale, seguirmi anche su Instagram. E detto questo, ci vediamo alla prossima.